Chi ha la pazienza di seguirmi sa bene cosa penso a proposito del dualismo creato da Gattuso su Ospina e Meret. A mio avviso, il giovane friulano è decisamente più forte, dovrebbe giocare sempre e negli ultimi tempi ha dimostrato di essere molto bravo anche coi piedi, per quanto il mestiere del portiere prevede soprattutto che sappia parlare. Quindi io non avrei dubbi a proposito su chi far giocare e quindi su chi trattenere a mano. Il problema non è questo. Il problema è che Gattuso, per un motivo o per un altro, è una sua scelta, preferisce Ospina. Mentre invece la società preferisce Meret per un problema prettamente economico. Si tratta di un grande investimento fatto dal Napoli, svenderlo adesso e semmai tra 2 anni essere costretti a trovare un altro portiere perché Ospina nel frattempo è invecchiato. È una valutazione che la società fa, che però per me da osservatore esterno non ha motivo di esistere. Mi spiego. Ci sono tante squadre che vivono facendo mercato, teoricamente o anche praticamente. Il loro intento è quello di comprare giovani importanti, valorizzarli e venderli. Il Napoli non dovrebbe essere uno di questi, perché il Napoli per la sua natura, per la sua organizzazione, per il seguito dei tifosi che la società, gonfiando secondo me in maniera incredibile i dati, dice di avere, in ogni caso si tratta di un numero importante, il Napoli deve crescere come fatturato ed essere ai livelli top. Il Napoli non può entrare nel merito sulle scelte dell'allenatore, su chi deve giocare o meno. Capire come andrà a finire questa storia, secondo me la dirà lunga su quelle che sono le reali aspettative della società. Se si ha fiducia in Gattuso, si deve trattenere Ospina, non ci sono santi. Se invece non ci si fida di Gattuso, ma si pensa solo e sempre a fare plusvalenze, la scelta di Ospina, che io condivido perché secondo me è più forte, è da preferirsi. Una cosa il Napoli non può permettersi di fare è trattenerli tutti e due, perché non esiste, nessuno dei due giocherebbe tranquillo essendoci l'altro in panchina. Perché quando gioca e sbaglia Ospina, tutti penseranno se ci fosse stato Meret, una follia di Gattuso che preferisce uno bravo coi piedi. Se dovesse giocare e sbagliare Meret, tutti a dire questo gioca solo perché la società vuole farlo giocare, perché deve fare una plusvalenza. Si è creata, si è inventata una situazione allucinante che secondo me non aveva motivo di esistere. E che non può assolutamente esistere anche in futuro. La prima cessione, la prima operazione di mercato da fare, prima ancora delle cessioni che sono importanti, di Koulibaly, Alan, Milik, magari anche Lozano, non tanto per fare plusvalenze e portare soldi in cassa, ma proprio per decidere quelli che sono gli rinforzi da fare. La prima cessione da fare, secondo me, è quella del portiere. Si deve scegliere uno tra Meret e Ospina. Io sceglierei Meret non per fatto di plusvalenza, ma perché secondo me è un fenomeno, però io non conto niente. Si deve scegliere uno dei due portieri e interrompere immediatamente questa alternanza. In tutte le squadre di calcio esistono tanti giocatori importanti, tranne che in un ruolo, in cui, quello del portiere, in cui c'è il titolare e c'è il dodicesimo. Anche nella Juve, che pure ha Buffon come dodicesimo, pure quando Buffon era il titolare, Szczęsny era la riserva, esiste un portiere titolare e un altro che gioca di tanto in tanto, giusto per non perdere l'abitudine al gioco. Nel Napoli non si capisce perché ci sta questa alternanza. Alternanza relativa, perché Gattuso ha sempre fatto giocare Ospina le partite più importanti, anzi. A un certo punto ha sempre fatto giocare solo Ospina, poi è successo che Ospina in finale di Coppa Italia era squalificato, Meret ha giocato ed è stato determinante per la vittoria della finale, è stato il giocatore determinante per un paio di interventi all'inizio su Cristiano Ronaldo e per aver parato il primo rigore, quello di Dybala che ha messo in discesa tutta la lotteria finale. La forza di Meret ha obbligato Gattuso a farlo giocare, però a questo punto non si può andare avanti. O si accontenta Gattuso, o si accontenta quella che è la volontà della società. In una grande squadra esiste una terza figura, che è un responsabile dell'area tecnica, che prepara la squadra che poi viene affidata all'allenatore. Era quello che per anni ha fatto Moggi alla Juventus, che ha fatto
sempre alla Juventus, Marotta, che nel Milan ha fatto Galliani. Nel Napoli questo c'era ai tempi di Marino, poi non si è capito più chi fosse. Dal momento in cui il mercato l'ha cominciato a fare in prima persona De Laurentiis, è mancato completamente quello che è un disegno programmatico globale. Però, mentre sono tollerabili due giocatori, anzi sono auspicabili dello stesso valore nei ruoli di giocatori di movimento, per il ruolo del portiere questo non è necessario. Questo non solo non è necessario, ma non è consigliabile. Nel 1990, pochi lo ricordano, ma è sempre bene ribadirlo, il Napoli, dopo una partenza sparata, si era staccato dal Milan. Fino a quando Sacchi non si inventò l'alternanza tra Pazzagli e Galli. Morale della favola, il Milan perse un paio di partite per errori clamorosi dei portieri che persero la tranquillità. Poi dopo ci fu la monetina di Bergamo, lo stesso giorno del salvataggio di Costa Curta, 3-4 metri oltre la linea di porta a Bologna e via discorrendo. Però il Napoli restò in corsa in quell'anno per lo scudetto, per gli errori dei portieri del Milan, per l'alternanza di Sacchi che faceva giocare a Galli la Champions e a Pazzagli il campionato, poi improvvisamente cambiò, fece ritornare Galli anche in campionato e i due non capirono più nulla. Sul portiere non si scherza, si deve decidere oggi, prima ancora di partire. Ospina oggi lo puoi vendere anche abbastanza bene. Ci sono squadre che cercano un portiere, anche in Italia, lo cerca il Torino, lo cerca la Roma. Sono società che possono permettersi anche di pagarlo e di pagargli l'ingaggio. Ed è una scelta da fare non oggi, ma ieri. Alla prossima.